Benvenuti sul canale, ciao Mattia, oggi siamo di nuovo qua a parlare un po' di sogni, di mondo onirico e di tutto quello che si nasconde in questo spazio, in questo fringe proprio, e cosa possiamo scoprire, cosa possiamo combinare là dentro. Quindi ciao Mattia, grazie per essere qua con noi di nuovo. Ciao Susi, grazie a te, grazie a tutti quelli che ascoltano e che stanno facendo della propria vita un vero e proprio sogno. Eh sì, perché poi il sogno è molto collegato alla creazione di realtà. Man mano ci arriveremo con molta calma e oggi volevamo parlare di nuovo di qualche tecnica, di qualche trucchetto, di qualche strategia per avvicinarsi in maniera sempre più consapevole al mondo del sogno lucido. Quindi ti lascerei proprio la parola, così. Bene. Bene, bene. L'altra volta allora abbiamo spiegato un po' qualche tecnica in modo e maniera da riuscire ad entrare coscientemente nel sogno. Chiaramente le tecniche date sono tecniche abbastanza basilari, abbastanza facili, che a loro volta sono a compartimenti, nel senso non abbiamo parlato molto approfonditamente, cosa che faremo adesso fra poco, delle affermazioni ipnagogiche. Abbiamo parlato della STAD, quindi della tecnica svegliati e torna a dormire, che prevede il dormire 5-6 ore, giusto il tempo di ricaricare il corpo e lo spirito, svegliarsi per un'oretta circa e tornare nel letto. L'ho sperimentata proprio qualche giorno fa e dunque oggi mi piacerebbe, intanto vabbè, è stata positiva perché quella tecnica al 2000% procura un sogno lucido, quindi quasi sempre, il 9,999% delle volte è positiva e vi consiglio di provarla, ma va applicata pure in una certa maniera. Le affermazioni ipnagogiche che vanno fatte mentre si torna a letto, perché ricordo, dicevo, ci si sveglia, si sta svegli un'oretta, si va a letto con l'intenzione di avere un sogno lucido. Ecco, il momento dell'intenzione di avere un sogno lucido è molto particolare. Cosa mi è successo l'ultima volta? Mentre attenzionavo la mia coscienza, quindi rimanevo in uno stato di mindfulness, se così vogliamo dire, in uno stato di autocoscienza di me stesso, della mia attenzione più che altro, durante l'ipnagogia successero già un paio di eventi particolari. Per esempio, vidi chiaro e tondo una sorta di portale aprirsi davanti a me e io sbirciai in mezzo a delle foglie di edera arrampicante che stavano svolazzando. E questo già è incredibile perché era una visione molto chiara, molto, molto lucida, no? E già questo fa sì che non a un animo sano, diciamo, a qualcuno che non si va ad attaccare troppo alle cose, risulti positivo il lavoro col sogno sempre, perché noi viviamo sempre gli stessi stati, la lucidità poi da raggiungere, da mantenere è sempre un pochino complicata, perché va raggiunto giusto appunto il fringe, no? Come lo chiamo io, sì, che è questo stato d'animo, questo modo di viversela, è difficile da spiegare, bisogna sperimentarlo, è per quello che risulta così difficile da spiegare. Apposta per poi perpetuare la lucidità in ogni sogno fatto, o se non in ogni sogno, comunque avere la capacità di portarsi la lucidità quante più volte spontaneamente durante i sogni, oppure ogni volta che si pratica, che non è cosa da tutti. In ogni caso, da tutti, nel senso sì, è da tutti, ma bisogna avere un impegno. Sì, Bisogna. disciplina per arrivare a Esatto. quel livello lì devi avere bene il focus in mente. Esatto, ma poi si va a, si arriva ad un punto in cui è molto facile Certo. continuare, cioè nel senso si va a sprecare sempre meno energia nel attuare poi il sogno lucido vero e proprio. Comunque sono tutte cose alla quale arriveremo magari piano piano durante questi piacevoli incontri, sperando di poter dare una mano a quanti più di voi possibile. E un altro di quegli stati appunto interessantissimi è proprio l'ipnagogia, dove appunto vi stavo dicendo di aver vissuto questa sorta di teletrasporto, comunque di questa visione di un paesaggio del tutto funzionante, del tutto limpido e lucido. Proprio quando si arriva in quello stato lì, più l'attenzione è alta, più ci si accorge che è da lì che si inizia a viaggiare. Ed è proprio da lì che si può riuscire ad entrare in un sogno lucido senza mai perdere la coscienza,
Quindi ci si accorge proprio che, come dicevo, la vita di veglia, la vita di sogno, di hobby, di quant'altro, non vanno distinte, ed è proprio per questo che la racchiudo nella fenomenologia del fringe. Proprio perché se tu non perdi coscienza, è come dire, io sto entrando in acqua piano piano, non mi accorgo, o comunque mi accorgo, ma molto molto lentamente, che l'acqua adesso mi arriva al collo, mentre prima ero sulla spiaggia. Ok? Comunque l'ambito è sempre la spiaggia, l'ambito è sempre il fringe, sempre la fase REM sostanzialmente. In questo stato, oltre che riuscire ad entrare in un sogno coscientemente senza mai perdere coscienza, avere visione da altri mondi, ripeto, sono stato catapultato più e più volte in universi che vanno oltre quello attuale, quello in cui ci si trova quando ci si sta addormentando, quindi la propria camera da letto. E questo è uno stato parecchio interessante proprio perché i due emisferi cerebrali si vanno quasi a allineare, oppure si vanno proprio ad allineare. Non so esattamente come funziona perché non sono un neurologo, non sono un psichiatra, però vi posso dire con certezza che le affermazioni fatte in questo stato sono potenti tanto quanto noi desideriamo che esse lo siano. Nel senso, io mi metto nel letto, aspetto questa fase con il massimo della coscienza, quindi c'è un allenamento anche durante la fase ipnagogica d'addormentamento che va mantenuto. Poi lì è difficile per alcuni perché è uno stato molto spaventoso quello, tra le parasonnie, tra i volti che ti si avvicinano e quant'altro, si rischia di aver paura di questo stato, che però in realtà, se andiamo poi a vedere e iniziamo veramente a non delegare più niente a nessuno e iniziamo a guardarci in faccia da soli, perché è un nostro stato, capiamo che spesso e volentieri, anziché chissà che cosa, è semplicemente la fase d'addormentamento che ci porta a vedere dei volti, a sentire dei suoni, ad avere spasmi improvvisi magari al braccio e quant'altro. Gli spasmi improvvisi, faccio una piccola parentesi, sono dovuti proprio, sono un meccanismo del corpo che si sta sentendo abbandonare, no? Dal nostro corpo di sogno, quindi cerca di capire se è ancora vivo. Come fa? Scattando, facendo un piccolo scatto. E questa, diciamo, che è la spiegazione che ti danno i neurologi e comunque la scienza tradizionale. Poi chi lo sa effettivamente. Andiamo dunque in questa fase a bypassare l'emisfero razionale. Diciamo così, è un po' come mettersi a leggere di spontanea volontà un libro fantasy o di fantascienza. Nel senso, qualunque cosa, o a guardare un film comunque, no? Qualunque cosa tu legga o riesca a guardare con l'intenzione di farlo, passa direttamente e va all'emisfero razionale, ed è per quello che il libro, il film fantasy è così immersivo e così divertente per la gente sostanzialmente. Stessa cosa la fa questa fase, sfrutta la noia, perché ci si annoia, nel senso a rimanere lì fermi, a non sapere bene dove stai portando l'attenzione, ma comunque la stai portando alla tua stessa attenzione, stai sperimentando ciò che vivi, quindi poi smette di essere una cosa noiosa. Però la noia ci aiuta a bypassare l'emisfero razionale. In questo modo, col giusto allenamento, la nostra richiesta iniziale alla fase ipnagogica sarà sì trasferita direttamente all'emisfero razionale, che provvederà a attuare ciò che si è chiesto. Nel senso, chiaramente una richiesta razionale, come dire, mi devo accorgere di stare sognando, verrà sicuramente verrà inviata dall'emisfero razionale direttamente all'emisfero irrazionale. Non passerà per tutto il classico percorso che invece farebbe da svegli. Se io mi impongo questa cosa mentre non sono in questa fase di ipnagogia, non andrò ad avere gli stessi effetti, a meno che non ci sia un lavoro pregresso dietro di comunicazione al proprio inconscio, al proprio sé superiore, al proprio corpo di sogno. Ognuno poi ci dà la forma e il nome che preferisce, e quello già potrebbe funzionare. Però prima consiglio di sperimentare questa tecnica. Dunque,
possiamo dire già come si fa, se sei d'accordo. Certo, come no, assolutamente. Spieghiamo al dettaglio come possiamo riuscire a fare questo miracolo del mondo dei sogni. Assolutamente, Mattia, sai che hai carta bianca. Bene, bene. Allora, bene, io spero che arrivi a quanti più possibile perché questa è proprio il primo modo che abbiamo noi per hackerarci da soli, perché oltre al chiederci di ricordarci di stare sognando nel momento in cui il sogno stesso si svolge, noi abbiamo la grandissima possibilità di iniziare a inserire dei semi nella nostra mente proprio da questo stato. Perché, come dicevo, è come fare una sorta di ipnosi, no? Lo stato in cui tu arrivi con l'ipnosi è pressoché simile. Dunque, essendo uno degli stati più particolari del sonno, diciamo così, che è forse lo stato principe, perché poi subito da lì si passa al sonno senza sogni, che è il sonno proprio, è il momento di creazione, il momento in cui tu sei fuori da tutto. Infatti si dice che gli yogi tibetani, dopo un certo periodo, quando arrivano all'apice della loro pratica, non sognano più. Ma non è che non sognano più, punto e basta, sono sempre perennemente in contatto con la parte più profonda di loro e la si vede poi durante la fase subito dopo quella ipnagogica, quindi il sonno senza sogni. E da lì è possibile creare quello che si vuole. Questo l'ho sperimentato in un sogno dentro al sogno, dove ho attraversato tutte le fasi del sonno senza sogni in maniera cosciente, perché ero già in un sogno, quindi lì è stato molto più facile, no? Infatti poi si è creato un universo pari o superiore a quello che io adesso ho davanti. Come fare tutto questo? Allora, sistematevi tranquilli nel letto. Sappiate che quello, se dovete sperimentare la mattina dopo, e vi consiglio sempre di fare una cosa del genere, quindi dormire 5 ore, stare tranquilli 5 ore, anche 6, 5 ore e mezza, a seconda comunque dell'ascolto interno e di quello che vi viene suggerito da voi stessi. Dormite tranquillamente nell'atto di addormentarvi, anziché perdere coscienza e dire ah, basta, muoio nel letto, come capita tutte le notti. Cercate di mantenere sempre di più ogni notte che passa, perché comunque è graduale. Se ci riuscite la prima notte, vi stringo la mano. Non è impossibile, ma è Con abbastanza calma. faticoso. È abbastanza faticoso perché la coscienza, diciamo così, la presenza a se stessi va allenata, perché noi adesso siamo delle lampadine, dobbiamo diventare dei laser. Quindi per chiudere tutto e raggruppare tutta l'emanazione in un punto solo ci vuole un pochino di allenamento. Dunque, potete iniziare tranquillamente. Magari avete già spento la TV, siete già pronti per andare a dormire, vi siete sistemati, siete comodi. Messi sul fianco, messi sull'altro, io consiglio sempre di stare a faccia in su quando si fanno queste cose perché è qua che si sviluppa è la corteccia prefrontale che viene attivata nel momento del sogno lucido, o comunque è la parte che sicuramente ci serve per mantenere una certa coscienza di noi stessi. Quindi io la rivolgo sempre verso l'alto, un po' quasi a chiamarla, no? Certo. E semplicemente aspettate le prime immagini. Più voi sarete coscienti delle prime immagini che scaturiranno, meglio sarà. Dunque, per quello che si va a fare un lavoro di questo tipo. Tutti noi abbiamo avuto queste immagini ipnagogiche e te ne accorgi che sono loro, perché non sono più solo semplici pensieri, sono cose che arrivano quasi spontaneamente. Poi in realtà è l'elaborazione di qualcosa che non è del tutto razionale, che però viene tramutato in razionale. Quindi si possono iniziare a vedere figure calendoscopiche di auto, di strade, di una qualsiasi cosa. E sono tantissime, nel senso, sono proprio è come guardare in una TV Sai che a multidimensionale. me proprio qualche giorno fa è capitata una di queste cose, ti giuro che mi sono svegliata, l'ho scritta solo perché era una cosa così assurda. C'ero io tipo che camminavo in questo corridoio, era un salone integralmente bianco, logicamente c'era in mezzo una sorta di nastro trasportatore, ovvio, le basi della logica, da una parte di questo e passava del becchime, tipo del mais. Bene, da una parte c'erano polli giganti,
E dall'altro versante, tacchini giganti. E io camminavo e li guardavo, no? E valutavo e dicevo, beh, questo mi sembra un ottimo sistema per risolvere il problema. Mi sono svegliata e ho detto, ok, sì, questa è davvero la summa della mia giornata, probabilmente. Quindi, Sì. niente, Ma è va bene. fantastico. Ma è fantastico anche perché questa cosa, a parte a vederla, immaginarla per come l'hai detta tu, Ridicola. è molto fantasiosa, no? Infatti, immaginate che questo stato qua non sono il primo a parlarne, non siamo i primi sicuramente ad averlo scoperto, perché uno dei più grandi, surrealisti, Salvador Dalì, utilizzava proprio questo stato. Poi lui sfruttava anche dei forti rumori scaturiti da una sfera che gli cadeva di mano nel momento in cui si addormentava, quindi svegliandosi di botto aveva ben chiaro tutto quello che vedeva. E lui, pensate, che riusciva sicuramente, perché a fare quei quadri ci riusciva sicuramente, a rimanere sull'onda dell'ipnagogia. E questo è Ah. fantastico, e questo è Incredibile, fantastico, sì. perché rimanere, surfare su quell'onda, veramente rimanerci per tanto tempo, poi vuol dire entrare in un sogno lucido che piano piano si va stratificando. Bellissimo, incredibile. Io Mamma. questa cosa l'ho vissuta all'interno di questo sogno, dentro al sogno, ed è stato fantastico, anche perché il mio cambio dimensionale, diciamo così, avviene come un'oscillazione che va avanti e indietro, rispetto alla mia vista, quindi inizia tutto a ballare. E vengono fuori queste forme dal buio, iniziano ad apparire i colori, le sensazioni e quant'altro. Ed è fantastico, è veramente fantastico. Dunque, per tornare alla pratica ordinaria, quotidiana di chiunque, è questo: bisogna riuscire a portare l'attenzione sempre di più su queste immagini, non giudicarle, attivare l'arte dell'agguato. Quindi iniziare ad essere impassibili davanti a tutto quello che capita e osservarle senza il minimo giudizio, senza farsi coinvolgere né manco rimanere troppo indietro rispetto a ciò che succede. Quindi essere nella In frangia, equilibrio, esattamente, proprio. esatto, stare a metà e metà su quello, esattamente su quello che succede. Una volta raggiunto questo stato, duraturo più o meno, a seconda di quanto voi decidiate di allenarvi, potete lì iniziare a fare queste affermazioni. Queste affermazioni vanno fatte con tutto il positivismo, intanto, perché ci vuole veramente tanta forza di volontà nel dire io so che questa affermazione farà, ma di questo ve ne dovete convincere prima, pregresso, nel senso non potete arrivare lì e dire: ok, adesso la mia affermazione deve andare a buon fine e poi la fate. Dovete già sapere che funzionerà e fidatevi, funziona. Comunque sperimentate e abbiate poi le vostre risposte. Assolutamente. Tra l'altro ti dirò questa cosa, sai che durante la notte tendenzialmente il cervello tende a risolvere problemi? Io tanti anni fa avevo sentito questa cosa, no? Ma ero ragazzina. Allora ho preso l'abitudine di dire prima di dormire, cervello ti prego, dammi la soluzione a questo problema. Ragazzi, al mattino, problem solved, una roba incredibile, per cui penso che sia lo stesso meccanismo di cui ci stai parlando adesso. Sì, proprio perché secondo me siamo in contatto con quello che potrebbe essere il nostro sé superiore, no? Quello che è più vicino poi sostanzialmente alla fonte, alla creazione, a qualunque cosa è più vicino. E riusciamo veramente poi ad arrivare al punto quasi di essere stupiti di tutto quello che possiamo fare soltanto in questa fase che è l'ipnagogica, non è il sogno Certo. lucido. Dunque, potete immaginare quante sorprese che ci riserva poi ancora il tutto. Già l'esperienza. Un'amica da poco ha sperimentato questa fuoriuscita dal corpo nel momento, subito dopo l'ipnagogia, quindi nel sonno senza sogni. È riuscita ad uscire dal corpo, a ricordarsi l'esperienza, Wow. si è riuscita a dire: cavolo, è la prima volta che lo fai coscientemente, vai con calma. Quindi anche molta coscienza questa Bellissimo. nostra amica, e quindi anche qua andiamo a vedere che il sogno senza sogni, il sonno senza sogni in realtà non è senza sogni, cioè noi non abbandoniamo mai la coscienza di noi stessi se ci alleniamo.
perché già qua siamo in un sogno, alcuni lo stanno sperimentando, alcuni lo sanno, alcuni lo sapranno, ma pure di qua alla fine è un grossissimo sogno. Sì. Lo possiamo verificare anche in tanti modi, nel senso, poi il giorno che imparate ad usare la telecinesi perché avete capito che non esiste la dualità e riuscite a sperimentare questo, capite che poi alla fine c'è poco poco di diverso dalla vita onirica vera e propria. E queste affermazioni, dunque, una volta che siete convinti di ciò che fate, sapete quello che state facendo, possono essere ripetute dal profondo, nel senso, mentre lo dite, almeno a me succede così, dovreste riuscire a sentire quasi tutto il corpo che inizia ad identificarsi col corpo di sogno. Quindi voi lo state già dicendo con una parte profonda di voi stessi, che volete accorgervi di stare sognando, e in questo modo funziona. Pensate che in questa fase, questa è una tecnica che è descritta molto bene sul PDF del percorso Fringe. Potete riuscire a vedere ad occhi chiusi. Forse ne abbiamo già parlato, e se non abbiamo già parlato è fantastico perché vi basta veramente intendere di riuscire a vedere senza aprire gli occhi, con gli occhi chiusi, sempre in questa fase, e vi si va a creare esattamente l'ambiente circostante. Poi potreste anche decidere di fare dei test, no? Ma te Magari lo mettere. confermo perché guarda, è successa anche a me questa cosa diverse volte. Logicamente, non essendo preparata, ho fatto dei salti. Tipo, oddio, perché sto vedendo con gli occhi chiusi? Probabilmente sono morta. Ovviamente panic, instant panic. E quindi capisco perfettamente quello di cui stai parlando. Meno male che non ero morta. Quindi, ok. Sì, infatti, non saremo qua. Sempre a proposito di questa cosa degli occhi, è molto interessante come gli occhi effettivamente, oltre al fatto di percepire tutto il mondo che abbiamo attorno, ed è già una cosa fantastica di per sé, riescano a produrre effetti veramente allucinanti. Nel senso, se voi vi trovate nella fase ipnagogica, avrete delle immagini tendenzialmente bidimensionali, non saranno multidimensionali, quindi con una profondità 3D o con colori, spesso non arrivano proprio a colori, arrivano proprio come immagini scaturite dal buio degli occhi, un po' come dei pensieri, no? Che però si vede molto bene che sono proprio come guardare un film, come se veramente ci fosse un video che vi sta passando davanti agli occhi. Se voi riuscite a rimanere in uno stato di coscienza abbastanza duraturo durante questa fase, vi potreste accorgere che incrociando leggermente gli occhi, come nelle immagini stereoscopiche, che sono quelle Sì. immagini che se tu riesci ad adattare la vista in un certo modo vedi in 3D, anche con queste immagini effettivamente si va a creare una dimensionalità in profondità. Quindi inizia proprio a diventare un vero e proprio paesaggio, scenario in cui poi vi potrete iniziare a muovere. E un'altra cosa riguardante gli occhi, non vanno, nel senso, gli occhi del corpo di veglia non per forza funzionano se noi col nostro corpo col nostro corpo di sogno siamo fuori dal corpo fisico. Ora vi racconto questa esperienza che così capite che cosa intendo. Una volta sognai di trovarmi nella mia primissima casa dove ho vissuto per 20 anni, e di essere in questo sogno con degli amici, e notai che effettivamente stavo volando, no? Quindi mi dissi: cavolo, sto facendo una Obe, non è un sogno, no? Ho detto: sono in una Obe. Quindi, se sono in una Obe, sono uscito dal balcone, ero super inesperto di queste cose. Anziché iniziare a fare quello che volevo, ho detto: vabbè, mi abbandono all'esperienza, vediamo come va a finire. Precipitando lentamente dal balcone, mi ritrovai a faccia in su, a cadere tra i palazzi, e mi ritrovai a rientrare nel corpo fisico. Ho proprio sentito il rientro e io avevo già gli occhi aperti perché la scena diventò dalla Obe che stavo vivendo. Da questo stato in cui ero, vidi direttamente il cambio e vidi poi la camera in cui realmente mi stavo trovando. Io avevo già gli occhi aperti. Certo.
Quindi gli occhi non stavano funzionando proprio perché la mia coscienza era dislocata in un altro posto, non stavo usando quegli occhi, quindi io non sono legato al mio corpo fisico. Certo. Questo lo si può capire molto bene pure in questi stati. Quindi effettivamente quando tu vedi qualcosa con l'occhio della mente, in particolari casi, e ve ne accorgerete quando, state guardando veramente da qualche altra parte, che poi è dentro di noi. Secondo la mia esperienza, è sempre tutto dentro di noi, però chissà dentro di noi dove, in quale In quale allineamento. universo che abbiamo dentro di noi, in quale strato, in quale fringe di questo grande universo. Esatto. Ad esempio, ti chiedo questa cosa che penso sia solo una particolarità mia. Quando tu parli di questa serie di immagini che iniziano a sovrapporsi, iniziano a mettersi insieme, molto spesso mi capita infatti di volerle mettere a fuoco. Quello è il momento in cui perdo tutto e mi sveglio, no? Perché vedo queste immagini con gli occhi e dico: oddio, questa cosa è davvero davvero curiosa, questo potrebbe essere un pollo o un tacchino gigante, la voglio mettere a fuoco e in quel momento è come se rientrassi veramente nel corpo, no? Come se avessi dato un comando al corpo e avessi perso quell'attimo in cui potevo scivolare altrove. Sì, penso che si sia in questo modo andato poi troppo oltre a quella soglia di cui parlavo prima, che è quella soglia di distacco, ma non troppo necessaria a vivere l'esperienza per come va vissuta. Poi noi siamo sempre abituati a dare o troppa poca o troppa attenzione a qualcosa, no? In questo stato qua l'allenamento numero uno, l'allenamento principe è proprio quello di riuscire ad avere questa soglia utile che noi dobbiamo imparare a sfruttare. Per imparare a sfruttarla c'è bisogno di un po' di allenamento, c'è bisogno di imparare anche prima di qua come si fa, no? Come per i sogni lucidi, non possiamo pretendere di essere lucidi se in vita di veglia sappiamo a stento quello che facciamo, giusto? Eh sì, ahimè. Dunque, Quindi questi c'è. esercizi di presenza servono proprio a modificare questo comportamento un po' sbagliato. Anche perché con una banale meditazione, se fatta nello stile dello yoga nidra, quindi anziché seduti con la schiena tirata e i muscoli che dopo un po' ti fanno male, la si può praticare da sdraiati, aspettare proprio durante la meditazione, non c'è bisogno per forza di sperimentare solo la sera, ma anche al pomeriggio. Magari ci Certo. vuole un po' di più a raggiungere questo stato perché non si è completamente stanchi. Oppure iniziano ad arrivare pensieri su che cos'altro potresti fare, no? O interruzioni anche di qualunque forma e foggia. Esatto, esattamente. Però danno grandi risultati questi esperimenti pomeridiani perché riusciamo così ad avere una coscienza molto più vigile, un'attenzione molto maggiore rispetto a quella della sera. Anche perché se alla sera. Io mi ricordo qualche tempo fa riuscivo esattamente a ricordarmi il momento in cui perdevo coscienza, nel senso in cui proprio mi addormentavo, quindi mi svegliavo al mattino che io ero consapevolissimo del momento in cui mi ero addormentato. Certo. Questa cosa adesso non succede più perché sono molto preso dalla vita di veglia, vado a dormire che sono molto stanco perché fra un lavoro, fra l'altro lavoro, la divulgazione e quant'altro, si va a dormire che purtroppo si cade veramente nell'incoscienza, ma era un ottimo esercizio e questo lo si può sperimentare appunto al pomeriggio, mettendosi lì, facendosi la propria meditazione. Quando poi arriva il momento che dici ok, adesso ho la mente abbastanza limpida, sono abbastanza concentrato, si lascia questa tensione e si cerca di avvicinarsi al sonno, quindi alla fase ipnagogica principalmente. Quando ci si avvicina in questo modo alla fase ipnagogica, poi è molto più facile iniziare a sperimentare appunto con le immagini che vediamo e a capire qual è il giusto livello di attenzione da sfruttare per rimanere a surfare su questo stato. Eh sì, tra l'altro una cosa che ho notato che mi è aiutata tantissimo, mi sta aiutando perché ho un po' ricominciato ovviamente con le tue lezioni, con le tue spiegazioni così chiare, ci sto riuscendo a fare qualcosina. Un consiglio che do a quelli come me, non so se l'ho già detto nell'ultimo video, se ne abbiamo parlato per audio io e te da soli, ma guardare il cielo stellato. Se voi prima di dormire vi prendete una mezz'oretta, che è bellissimo, ragazzi, poi si vedono un sacco di cose strane in cielo, quindi doppia, doppia entrata, direi. Non solo vediamo le robe strane che ci sono in cielo, ma nel momento prima di addormentarsi, se voi per un po', un quarto d'ora, mezz'ora, quanto riuscite, vi guardate il cielo con la mente sgombra e vi godete la volta celeste,
prima di addormentarvi noterete che la prima cosa che vedete è proprio il cielo stellato. Questa è una roba fantastica che mi piace un sacco fare. Vorrei anche riuscire ad andare avanti, ci stiamo lavorando, vi terremo aggiornati. Ok. Sì. Ne abbiamo parlato io e te per audio ed è stato bello perché coincideva con quel video di Alex. Sì. Che è stato molto interessante e non vedo l'ora di iniziare a parlare anche con lui, a sperimentare qualcosina, perché secondo me queste stelle... Stiamo parlando di Alex Semiase, che stiamo corteggiando, direi, e invitando sul canale per fare qualcosina con noi, perché veramente le sue visioni sono avanguardissime e mi piace un sacco, anche a Mattia piace un sacco, per cui pensiamo che potrebbe essere uno spunto veramente, veramente interessante da inserire in questa rubrica. Quindi ciao Alex. E nulla, proprio è vero, in relazione proprio a quel video lì abbiamo parlato poi di osservare il cielo stellato, vero? Sì, 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 penso che ci abbia preso Alex, nel senso, sì, sono dei grandissimi portali che ci aspettano, sono lì. Sono punti di energia probabilmente, sono proprio, io a volte immagino le stelle come se fossero dei proiettori della realtà, sai, l'occhio del proiettore, proietta una piccola porzione di realtà e alimentandosi con questa energia, vabbè raga, ma io lo sapete che comunque questa cosa delle stelle potrebbe essere veramente interessante per chi è un pochino più lento, tipo me. Ci tenevo poi a precisare il fatto che quando poi con Alex sicuramente riusciremo a capire qualcosa su questa benedetta volta stellata, su tutto quello che ci abbiamo sopra la testa, vedrete che il consiglio di praticare qualcosa col sogno, quindi portare a livelli alti il nostro corpo di sogno, tanto da riuscire dal sogno lucido a passare a quella che possiamo definire ove, fino ad andare dritti ad una stella, esattamente come faceva Peter Pan, a aprire una dimensione, sarà molto utile avere questo tipo di conoscenza. Un'altra cosa di cui ti volevo chiedere era se potevi spiegarmi un po' la mappatura del sogno, a cosa serve, a cosa consiste, come ci può aiutare per capire determinate cose anche della vita diurna. Certo, allora partiamo da questo, la mappatura noi di un qualcosa la facciamo costantemente in cui iniziamo a praticare quel qualcosa. Prendiamo per esempio una lingua, no? Una lingua sconosciuta che non abbiamo mai studiato, siamo in un altro paese e noi inizialmente faremo un po' come fanno i bambini, quindi impareremo quel tot, quella decina di parole dalla quale poi inizieremo a costruire tutto un castello attorno di parole, vocaboli, intercalari. Certo. Sì, 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 impareremo proprio una lingua in questo modo. Stessa cosa lo si fa quando si è in una città nuova, quindi si prende come punto di riferimento casa propria, poi il posto di lavoro, poi il bar che ti piace di più della zona e da lì inizi a collegare. Allora, vicino a casa mia, andando a destra c'è quello, andando a sinistra c'è quell'altro, andando avanti c'è il lavoro e così via, fino a creare una ragnatela, no? Se così vogliamo dire, di collegamenti, di concetti, di posti che sono vicino ad altri posti. Questo stesso procedimento avviene anche con il sogno, proprio con le scene oniriche, perché a tutti voi sicuramente sarà capitato, chi di più, chi di meno, di trovarsi in luoghi che sembravano essere già presenti nelle nostre memorie. Sì. Questo stato è assolutamente veritiero, non c'è, diciamo così, una sorta di inganno da parte nostra, della nostra coscienza, sono proprio luoghi che noi probabilmente in chissà quanti sogni perduti abbiamo già visitato. Sì. Quindi in realtà sono esattamente universi diversi da quello di veglia, che chiaramente noi riusciamo ad esplorare perché abbiamo la possibilità dentro di farlo, quindi essenzialmente sono nostri universi. Il fatto di ricordarsi di stare in un luogo va intanto a farci capire che quell'universo esiste, perché se tu lo riesci a visitare per più di una volta non è solo frutto della propria immaginazione. Anche nell'immaginazione tu puoi dire sì, ricreo le cose due volte, ma come sappiamo uno dei migliori test di realtà per capire se si sta sognando è guardarsi le mani e iniziare a girarle. Cosa fa questo? Il nostro cervello, quindi proprio il nostro potere creativo, non riesce a ricreare nell'80,
85% dei casi, poi dipende dalla stabilità del sogno e dal livello di profondità di esso, non riesce a ricreare nei sogni lucidi, diciamo quelli un pochino più sottili, gli stessi tratti magari del palmo, no? Cioè noi tutti abbiamo dei dettagli molto particolari sulle mani, per esempio io ho i tatuaggi e il cervello, nell'85% dei casi circa, non riesce a ricreare perfettamente il nostro corpo di sogno proprio per com'è. Nel Certo. momento poi di estrema lucidità, ve lo assicuro, si possono cambiare gli stili dei tatuaggi sulle mani, perché mi è capitato di guardarmi le mani e dire: cavolo, sono pari tali a quelli della realtà, no? E quindi poi passandoci la mano sopra ha cambiato stile, è diventato un cartoon, ripassandoci la mano è diventato un neo-traditional, comunque altri stili di tatuaggi perfettamente coerenti in linea con le immagini originali. Quindi, cioè, si passa proprio da non avere più 5 dita, ma averne 6 perché la coscienza te ne crea un'altra, a avere la coerenza sullo stile di tatuaggio. E quindi ci sono proprio livelli di profondità assurdi. Quindi, se noi ci ritroviamo due volte nello stesso posto per capire se è immaginato, andiamo a vedere i dettagli. Se i dettagli sono sempre gli stessi e le sensazioni sono sempre le stesse, probabilmente non è frutto solo del nostro interpretare, ma è proprio un viaggio all'interno di un mondo a noi apparentemente sconosciuto. E infatti, poi noi riuscendo ad avere un pieno controllo della nostra percezione, riusciremo ad avere una mappatura sempre più dettagliata di tutto, che la mappatura chiaramente non è soltanto quel momento in cui tu ti svegli e disegni il posto in cui eri, perché chiaramente, come dire, la nostra città può avere un quartiere nello specifico, ma dietro a quel quartiere poi si nasconde una metropoli, si nascondono boschi, quindi chiaramente se io finisco in un luogo in cui so che vedo, per dire, a me capita di vedere queste aperture nel muro. Mi è capitato più volte di vedere queste aperture nel muro, guardare dentro e vedere questo ambiente buio, un po' quasi come se fossero delle strutture sotterranee, molto particolari, che mi mettono sempre la stessa sensazione. E mi capita di vederlo magari in un muro particolare della mia prima abitazione, mi capita di vederlo in altri luoghi, mi capita comunque di avere a che fare con questo tipo di mappa da diversi luoghi. Come faccio a capire che è sempre la stessa? Perché sento quello che mi trasmette, no? Sento proprio che magari mi dà la sensazione di edificio sotterraneo in cui andare a fare un fortino, per dire, no? Un posto che dici: se lo esploro mi lascia quella sensazione. La stessa cosa mi capitò in questa serie di sogni molto molto particolari, datami anche da altri sogni in cui mi trovai subito nel primo sogno in questo piano sotterraneo pieno di vasche di legno giapponesi, c'era il muro degli Hokage di Naruto, quindi questa montagna tipo Monte Rushmore e quant'altro. Per poi passare ad un altro sogno ancora, in cui sempre nella stessa struttura ma in maniera completamente diversa, visitai questo piano uscendo da una casa, quindi il sogno era diverso, il cambio da quel sogno a quella mappa è stato sottile, io non l'ho subito come entrare da una porta e quindi vederlo, è stata proprio una cosa graduale che mi ha riportato in quel luogo. Sapevo che era il piano superiore al piano visitato con le vasche, per poi finire alla sommità di quel luogo, quindi questo quartiere all'aperto, enorme, pieno di palazzi, di persone, pieno di tutto, e vedere appunto questo buco, perché poi era una struttura cilindrica, no? Sostanzialmente, di dimensioni metropolitane, era una sorta di città cilindrica. E mi ritrovai in quel luogo anche in un'altra situazione, quindi non è soltanto il luogo che si va a visitare con la mappatura, ma è proprio la sensazione, cioè Sì, che il ti dà modo di quel interpretare. posto specifico, sì, tu sai che sei in quel posto. Sì, esatto. Sì. È come magari la temperatura, no? Scesi dal bus a Roma fa un sacco freddo, scesi dal bus a Genova si torna, nel nostro caso, nel clima naturale, quindi si sta bene.
Certo, e sì. viceversa, chiaramente romano e genovese, nel senso, a seconda del luogo di provenienza. Dunque, sappiate che appunto la dimensione non la fa soltanto il luogo, ma la facciamo noi con le nostre sensazioni. E questo lo spiego anche comunque nella tesi del Fringe, dove appunto vado ad illustrare come esattamente per noi le nostre dimensioni siano le nostre emozioni. Dimensione d'amore, dimensione d'odio, di rabbia, perché tutto attorno a noi si modifica in base a come stiamo. Nel sogno capita forse un po' il contrario, noi ci modifichiamo in base al luogo che visitiamo, se così vogliamo Pazzesco. dire. Questo ci serve anche molto appunto nelle fasi del sonno. Noi andiamo a mappare le fasi del sonno. Quello che dicevamo prima di capire la soglia è un po' una mappatura, no? Noi andiamo proprio a ricreare una mappa utilissima per capire come fare a non sprecare troppa energia. Perché, come dire, io so di avere un telefono, per esempio, oggetto di uso comune, so che è quell'oggetto specifico, quindi fra 10 cellulari io riconoscerò il mio per via della cover, per via dello sfondo e quant'altro. Immaginate voi avere un cellulare diverso ogni giorno, ci farebbe sprecare tantissima energia perché ti devi ricordare che cover c'ho oggi, che sfondo c'è oggi, che tipo di cellulare è oggi. Incalcolabile, il consumo di energia. Quindi noi con questo lavoro cosa facciamo? Andiamo a fare i genovesi proprio, no? A tenerci l'energia tutta per noi. Bravo. E però è un ottimo metodo, nonostante Bene. tutto. Mi piace. Sicuramente sperimenteremo. Intanto il tuo gruppo Telegram sta andando avanti, vi state condividendo esperienze, state un po' sperimentando. So che ci sono delle evoluzioni, dei progetti, insomma, un po' di lavoro. Ecco, sì, su questo si sta aggiungendo sempre più gente, piano piano stiamo diventando grandi. Se ho iniziato a fare un po' di sondaggi per capire cosa sarebbe meglio anche per le persone, quindi ho chiesto cosa vorresti vedere, cosa non vorresti vedere, e abbiamo creato questo piccolo gruppo di 4 persone, che in realtà poi sul gruppo siamo in 8, ma diciamo che quelli attivi siamo 4 o 5, non di più, e stiamo provando fra di noi a cercare di incontrare. Cattivo. Cosa c'è che non gli va bene? Ha ragione, ha ragione. Io sono dalla tua parte. Quindi, essendo che siamo questi cinque, stiamo provando ad incontrarci in sogno con tecniche più o meno efficaci a seconda comunque di chi le propone, perché è molto aperto nel percorso Fringe. Ci sono un sacco di indicazioni, ma non c'è nessun dogma. Nel senso, ognuno è alla scoperta di se stesso e deve fare della propria vita la propria arte, a seconda comunque di quanto desidera questo effettivamente, no? E del proprio sognare il proprio metodo per spostarsi e per viaggiare, per scoprire. Io questa la voglio utilizzare proprio come filosofia di vita mia e da proporre anche agli altri, chiaramente. Infatti col percorso si è sempre molto liberi. Infatti poi da un percorso del genere uno può scoprire che invece gli vengono molto bene i tarocchi, gli viene molto bene solo la meditazione, la respirazione, però intanto l'ascolto del sogno, l'ascolto di se stessi, implica, oltre che a fare dei viaggi mega galattici e divertirsi veramente tanto, implica pure una scoperta di se stessi non indifferente, un ascolto che difficilmente tu andrai ad ottenere in altri modi. Invece col Esatto. sogno è sostanzialmente facile poi ascoltarsi, basta l'impegno. Tra l'altro, proprio ultimamente mi stavi dicendo di una cosa che stai supponendo proprio nell'ultimo periodo, cioè che i sogni in una qualche misura quando li ricordi ti ricarichino di energia. Ed effettivamente io nel mio piccolo ti posso confermare che quando ricordo il sogno mi sento più energica. Strano da dirsi perché non c'è una spiegazione logica, però so che Mattia lo scoprirà perché proprio qualche giorno fa me l'ha fatto notare e ho detto cavolo, ma sai che in effetti questa cosa è vera, è vera. Non so per quale motivo, però è vera. Io una spiegazioncina me la sono data, nel senso, a noi serve dormire proprio perché ci serve sognare. Non è che ci Sì. serve l'atto di dormire, quindi stare nel letto morti ad aspettare l'alba o la sveglia. Ci Certo. serve sicuramente perché è il miglior modo di cambiare vibrazione che abbiamo, no? Quindi questo addormentamento, questa perdita di mente razionale e quant'altro.
Il fatto di trovarsi in quei luoghi ricarica l'anima perché è libera di vivere ed esperire come gli Meglio è più crede. congeniale, come gli è più congeniale, sì, perché poi come meglio crede, magari sai, ci sono sogni che sembrano quasi pilotati, sogni da spettatore, Sì. e in ogni caso l'anima sicuramente è più nel suo luogo, nel sogno, che nella vita di veglia, quindi tutta materiale, tutta un problema dietro l'altro. Regole, sì, con delle regole ferree, sì, chiaro. Esatto. Quindi lei lì, anima, inconscio, se superiore, lo chiamiamo come vogliamo, trae beneficio. Trae questo grande beneficio e si va proprio a ricaricare, come dire, porta un bambino a giocare con gli altri bambini. Sì che si stanca, però dentro è contento, no? Sì. È un po' la stessa cosa fa questa. Il momento in cui non ti ricordi il sogno, probabilmente quasi mantiene celate le energie che poi piano piano, comunque durante la giornata, tornano. Non è che sei stanco tutto il giorno. Però il ricordarlo subito è quasi perché poi sempre lì siamo, no? Con l'attenzione, l'energia necessaria per insegnare l'energia è proprio l'attenzione che va a pari passo con la felicità, no? Quindi anche al contrario, se noi ci svegliamo che non ci stiamo ricordando il sogno, la nostra anima non è tanto felice, quindi ci mettiamo più tempo a carburare, mentre se noi rendiamo la nostra anima felice facendogli ricordare subito quello che ha trascorso la notte, magari senza perdere coscienza, siamo già pronti ad utilizzare l'energia incamerata durante i nostri viaggi. Sì. Potrebbe essere una spiegazione assolutamente plausibile, ma lo scoprirai Vediamo come andrà. e ce lo farai sapere. Io direi che per oggi abbiamo parlato abbastanza, abbiamo cercato di dare tutte le linee guida possibili e impossibili pure per chi sta cercando di entrare e riprendere possesso del suo mondo dei sogni. Mattia, grazie come sempre per spiegarci tutte queste cose, io sono molto contenta. Sono molto ottimista nei confronti di quello che riusciremo a fare. Anzi, chiunque abbia delle esperienze, delle osservazioni, chiunque abbia preso il PDF, insomma, si stia un po' avvicinando in una maniera più consapevole a questo mondo, ce lo scriva nei commenti con le sue esperienze. E Sì, quindi, sì. assolutamente. Ricordiamo che Mattia ha un bellissimo gruppo Telegram dove dà gli ultimi aggiornamenti, sondaggi, ultime sperimentazioni, insomma, tutto quello che per seguire il suo lavoro da più vicino, c'è anche questa possibilità. Trovate tutte le info in info box, sì, oppure nel primo commento fissato in alto. Per cui grazie, Mattia. Grazie, grazie a voi ragazzi che mi fate veramente essere felice di fare quello che sto facendo. Sì, che è poi la cosa più importante. Quindi noi ci rivediamo nella prossima puntata. A presto!